Ho spesso affrontato nei miei video la problematica ecologista e ambientale legata alla natura presente all'interno della narrativa tolkieniana. Ho anche realizzato una bella chiacchierata con Wuming 4, che forse tra tutti è quello che maggiormente si è interessato del problema. Si tratta di una tematica quanto mai attuale, che esiste anche nel nostro mondo primario. Il nostro, insomma, non semplicemente relativo alla Terra di Mezzo, cioè al mondo secondario di Tolkien. Insomma, quello dell'ambiente è uno di quei temi che unisce il mondo primario e il mondo secondario ai tempi di Tolkien e ai nostri tempi. Ed è sempre bene chiarire che Tolkien affronta il problema come narratore, non come filosofo, non come opinion leader, come teologo o come pamflettista. Il Signore degli Anelli non è un manifesto ambientalista, questo è bene dirlo. Quindi Tolkien non offre rapide soluzioni, anzi, non propone neanche una soluzione. Infatti, se andiamo a vedere, il finale del Signore degli Anelli non rappresenta un trionfo naturalista, come in molti invece hanno voluto rilevare. Perché il finale del romanzo non coincide con un ritorno alla natura sovrana. Nulla, per esempio, ci garantisce che gli Ent, i pastori di alberi, non finiranno anche loro per vegetare, ancorandosi nel terreno, smettendo di deambulare, insomma, divenendo degli alberi normali in tutto e per tutto. Anche in questo caso, Tolkien si dimostra sempre molto realista nei confronti della possibilità di riavvolgere il tempo. Non si torna indietro, non si può imbalsamare il tempo come fanno gli elfi, che mettono tutti i territori, soprattutto le foreste e i boschi, sotto una campana di vetro per preservarne la bellezza. La stessa foresta di Fangorn potrebbe essere esposta al disboscamento. Nulla ci garantisce che alla fine del Signore degli Anelli gli uomini non comincino a fare come gli orchi, che si sono messi a disboscare la foresta e hanno cominciato a provarne addirittura piacere. In fondo, gli uomini, tra i popoli inventati e rappresentati da Tolkien, sono quelli che meno hanno un rapporto con la natura. E in fondo la terza era è proprio l'era degli uomini. Non ci sono più gli elfi che proteggono le loro enclave dal passare del tempo. Tuttavia è possibile individuare una soluzione, forse parziale, ma già un punto di partenza. E questa soluzione è rappresentata da Sam, che guarda caso è anche un giardiniere. C'è un momento in cui Sam viene tentato dall'anello, quando rimane solo e portatore dell'anello. E l'anello, che come al solito sa benissimo dove andare a tentare il suo portatore, dopo aver instillato in lui i soliti desideri di gloria militare, le solite illusioni legate all'eroismo, che però in Sam non fanno breccia, cambia strategia e comincia a mostrargli la piana di Gorgoroth, solitamente oscura, senza sole, tenebrosa, come una ridente valle illuminata dal sole. Stiamo parlando di Mordor, una terra nera, senza speranza, senza vita. E l'anello riesce a mostrare questa landa agli occhi di Sam come una terra piena di alberi, di piante verdeggianti. Leggiamo nel testo. L'anello già lo tentava, intaccando volontà e ragione. Le fantasie più folli gli montarono alla testa, e poi tutte le nubi si ritiravano, e il sole splendeva bianco, e al suo comando la vallata di Gorgoroth diventava un giardino pieno di fiori e di alberi pieni di frutti. Doveva soltanto mettere l'anello e rivendicarne il possesso, e tutto questo sarebbe stato alla portata. Dunque l'anello fa leva su un desiderio legittimo: trasformare la landa desolata di Mordor in un giardino fiorito. Chiunque potrebbe dire che si tratta di un bel desiderio. Sarebbe anche giusto, corretto farlo, ma è un inganno. L'idea viene dall'anello. L'anello è radicalmente malvagio e Sam capisce il trucco, capisce l'inganno e saggiamente resiste. Il piccolo giardino di un giardiniere libero, di quello aveva bisogno e a quello aveva diritto, non un giardino dilatato a regno.
lavorare con le proprie mani, non comandare quello altrui. Sam ha un'intuizione. Per essere un giardiniere e fare un bel giardino, non bisogna comportarsi come Saruman. Non bisogna cercare di esercitare il proprio potere per sovrastare gli altri e per trasformare il territorio intorno a noi secondo le nostre esigenze, che sono sempre esigenze di sfruttamento e sopraffazione. Guarda caso, sarà Sam, il sindaco Gamgee, sindaco per ben 7 mandati, ad abbattere gli orrendi e fatiscenti edifici che Saruman ha fatto erigere nella contea quando vi ha portato la propria rivoluzione industriale. Sarà Sam a ripiantare gli alberi e sarà Sam a far rifiorire la contea più verde e rigogliosa di prima grazie alla scatoletta contenente il terriccio proveniente dal frutteto di Dama Galadriel, mettendo in pratica il principio già espresso da Eowyn: sarò una guaritrice e amerò tutto quel che cresce e non è sterile. Prendersi cura di tutto quello che cresce e non è sterile, questo è il messaggio che Tolkien ci consegna. Insieme a due condizioni fondamentali: curare il proprio giardino indipendentemente dal desiderio di possesso e dall'esercizio del potere, e pensare sempre in un'ottica altruistica, di responsabilità e di collettività, esattamente come ha fatto Barbalbero quando, a proposito dell'ultima marcia degli Ent, ha dichiarato: prima di sparire avremo modo di aiutare gli altri popoli. Ecco, questo è il senso fondamentale: aiutare gli altri popoli. L'ultimo gesto degli Ent non è una semplice vendetta o un qualcosa compiuto in nome dell'egoismo, ma è un atto altruistico che vuole salvare gli altri popoli. E con questo messaggio l'opera tolkieniana dimostra tutta la sua attualità anche nel mondo di oggi. Potremmo tutti trarne spunto e forse il mondo sarebbe un posto migliore.